Che ci abbiamo aperti, che non sono pochi, perché ci sono molte vertenze che purtroppo sono ancora da risolvere in alto mare. E cominciamo con quella dell'Alitalia. Due anni dopo l'entrata di Etihad in Alitalia si torna a parlare di licenziamenti. Questo piano è drammatico, si parla dai 2 ai 4 mila esuberi, c'è l'indotto, ci sono i precari che sono lasciati a casa e non vengono più richiamati, che in 10 anni si sono fatti famiglia, quindi insomma... Una crisi infinita, quella dell'Alitalia, con perdite per 600 milioni di euro solo nel 2016, i lavoratori temono lo spettro del fallimento. Dal 2008 ho visto la privatizzazione e 12.000 colleghi sono andati a casa, ho visto l'entrata di Etihad, altri 2.000 sono andati a casa e questo non ha certo risanato le sorti dell'azienda, cioè un taglio dei costi del lavoro e del personale e un taglio delle rotte non ha portato ai ricavi sperati. Il problema dell'Italia sono i ricavi, non è certo il costo del lavoro. Di lei quanto guadagni? Io guadagno 1.400 euro al mese, sono 20 anni che lavoro. Materiale pericoloso. Un piano industriale lacrime e sangue, con tagli di stipendi e personale e decine di aerei in meno a medio raggio per depotenziare le rotte. Una trasformazione in una compagnia low cost che è solo un miraggio. No, secondo me è una scelta sbagliata. Non è questa la ricetta che risanerà l'Alitalia, cioè l'Alitalia deve tornare ad essere un vettore globale, questo è quello che noi pensiamo per risanare le sue casse. Solo in Italia succede che 4 compagnie low cost atterrano nel hub principale che è quello di Fiumicino, insomma non succede in nessun'altra parte d'Europa. Cosa il governo non ha fatto che avrebbe potuto fare? Il governo ha messo nelle casse dell'Italia 7 miliardi e mezzo, di cui però 3 miliardi e mezzo mentre era pubblico, quindi fino al 2009, e poi 4,5 accollandosi le spese del fallimento dell'Italia degli ammortizzatori sociali. Adesso noi non chiediamo al governo nuovi ammortizzatori sociali, chiediamo al governo un investimento che faccia riprendere a volare l'Italia e tornare ad essere una compagnia globale come era prima e cambiare le regole del trasporto aereo. Questo è possibile? Sì, secondo noi sì. E noi gliela giriamo subito a lei questa domanda. È possibile? È possibile continuare ad aiutare l'Italia come stiamo facendo, convincendo gli azionisti di Alitalia, cioè Etihad e gli azionisti altri italiani, a continuare a investire nell'azienda. E questo è quello che stiamo facendo. Primo punto, gli azionisti vogliono continuare a investire nell'azienda. Secondo punto, abbiamo chiesto e abbiamo voluto che gli azionisti si concentrassero su un nuovo piano industriale, perché ha ragione questa lavoratrice. All'Italia doveva ripartire, io ero alla trattativa che ha portato Etihad dentro all'Italia e col nuovo piano industriale bisognava, e con i tagli fatti allora, bisognava far ripartire l'Italia. Vuol dire che il management, non tutto ovviamente, io penso per esempio che molti che conoscevano la situazione, come il presidente Montezemolo, erano in grado e sono stati in grado di tamponare gli errori che venivano fatti, ma c'è stato un grave errore di conduzione nell'Italia. Un grave errore di conduzione, si sono scelte, sono fatte scelte trasportistiche sbagliate. Sono gli stessi che adesso devono farne altre di scelte. Che non è che comunque è stato io non essendo un'azienda pubblica non scelgo io il manager, io scelgo quello di FS e quello di ANAS. Ma secondo lei è giusta l'idea di trasformarla in una low cost, come chiede soprattutto? Non deve assolutamente, no, perché ha ragione, ancora una volta l'analisi è molto giusta. I piloti e no, il mercato contrari. Nel frattempo, oltre ad alcuni errori del management, il mercato è diventato molto più competitivo, cioè noi abbiamo avuto compagnie low cost che hanno fatto servizi a basso costo e la gente li apprezza e io non posso fermare il turismo perché devo difendere all'Italia, cioè l'Italia ha bisogno di crescere, quindi le connessioni le dobbiamo aumentare, ma le regole sono uguali per tutti, non ci sono favori per uno e sfavori per l'altro e certamente noi seguiamo con grande interesse questa azienda perché crediamo che sia comunque un problema del paese, non sia solo un problema aziendale. Ma il governo può intervenire in qualche modo, perché c'è chi addirittura chiede la nazionalizzazione dell'Italia. Cioè che no, credo che questa sarebbe una scelta sbagliata. Ci mette i soldi, ripeto, noi abbiamo fatto già un percorso importante convincendo gli azionisti a mettere risorse e a fare un serio piano industriale che questa settimana pensiamo venga concluso. Dopodiché dovremo metterci a sedere perché già abbiamo fatto molto sugli ammortizzatori sociali in passato, perché giustamente è stato ricordato, sono 7 miliardi di soldi pubblici. Credo che sarebbe sbagliato metterne ancora una quantità simile in un mercato molto competitivo. Quindi non deve, come dire, invischiarsi in questo senso.